un domani noi ci trovassimo invece che non abbiamo più bisogno dell'etichettatura, perché tutto passa attraverso il cellulare, basterà fare una foto al prodotto per capire e per avere una sorta di carta d'identità. Me l'ha chiamata poco fa Pietro Paganini, la nuova tecnologia della blockchain a servizio della tracciatura degli alimenti. La racconta per noi Cristina Liguori. L'etichetta potrebbe anche non esserci più, perché noi leggiamo la matrice chimica del prodotto, quindi da quel momento in poi nessuno potrà più mentire. Ed è così che si tutelerà il Made in Italy. Grazie al BlueDev, una tecnologia all'avanguardia che utilizza il sistema blockchain, cambierà il nostro modo di fare la spesa. Il sistema, ideato a Casalvelino in provincia di Salerno, viene usato su due prodotti in particolare, le cozze dei campi flegrei e le spigole e le orate del Cilento. Con Giorgio andiamo a verificare come funziona. Il pesce viene allevato, raggiunge un certo peso, dopodiché viene messo sul mercato. Viene messo sul mercato con un processo di tracciabilità che garantisce sia al produttore, quindi al pescatore, che all'utente finale la massima qualità del prodotto. Vito è il proprietario dell'allevamento di pesci che ha deciso di adottare il sistema per fronteggiare le massicce importazioni dall'estero. Molto prodotto viene dalla Grecia, non controllato ovviamente dalla catena sanitaria greca molte volte, poi anche dalla Tunisia, dai paesi del Maghreb, e quindi un prodotto di scarsa qualità pescato molti giorni prima rispetto al nostro. Le orate e le spigole arrivano in uno dei ristoranti di Casalvelino, dove i clienti possono tramite il cellulare e il QR code verificare la tracciabilità. Punto al QR code dell'etichetta, automaticamente mi esce un link e mi si apre la scheda completa di tracciabilità. Il sistema è stato applicato anche in un'azienda bovina nella quale si segue il percorso di vita di due vitelline chiamate Block e Chain. C'è stata proprio un'invasione da parte delle carni macellati provenienti dall'estero, che hanno comunque avuto degli effetti negativi su noi piccoli allevatori del sud Italia. Così in un modo o nell'altro cercate di tutelarvi. Esattamente, sì. Adesso puntiamo all'ortofrutta, alla filiera del latte. Il nostro obiettivo è che questo tipo di tutela sia diffuso a livello globale. E allora, dopo aver parlato con un grande chef, ho il piacere di presentarvi Paola Presti, che è una neo coltivatrice di vigne, quindi tra poco produrrà il suo nuovo vino. Perché neo? Perché in realtà Paola Presti nasce come una donna di banca, una donna che era invasa dalle tecnologie, dalla modernità, dalla vita caotica della città, e ha deciso di mollare tutto quello per tornare alla campagna, per tornare ai valori tradizionali della terra. Tra poco raccontiamo meglio la sua storia, ma intanto Pecoraro Scanio, davvero può essere il futuro prossimo che attraverso il telefonino potremo sapere, interrogare gli alimenti che abbiamo sulla tavola e capire veramente da dove vengono? Ma io ne sono molto convinto, tra l'altro io ho premiato proprio i ragazzi di Casalvelino, Giorgio e questi che avete fatto vedere nel servizio, non... avevo letto ieri che c'era un lancio di un servizio a blockchain, sono molto contento che sia questo, perché tra l'altro loro nascono vicino al luogo, diciamo, d'origine del riconoscimento della dieta mediterranea a patrimonio mondiale dell'UNESCO, cioè vicino Pioppi, e dimostrano come oggi i giovani, ma anche le donne, devo dire, siano un po' il motore di questa fase di innovazione. Io faccio parte di molte giurie di start-up innovative, ho avviato una piattaforma che si chiama Opera 2030, insieme alla Link Campus, a Fanpage, a Change, a una serie di realtà sul web, perché sono convinto, tra l'altro, che dobbiamo diffondere, tra virgolette, queste buone notizie rispetto a fake news e haters, perché il web ci consente anche di far conoscere queste modalità. Se noi arriviamo a una tracciabilità reale, siamo in grado di sviluppare bene queste cose. Una seconda cosa la devo aggiungere, perché se no ci sfugge. Noi abbiamo tante aree del paese ancora non coltivate, abbandonate. Tutte le azioni per rimettere in produzione queste aree possono a maggior ragione essere valorizzate se poi chi fa un prodotto di qualità vede il riconoscimento.